Buonasera telespettatori di ETV e buona solennità, festa di ogni santi in questo primo di novembre. Apriamo il nostro giornale con una notizia che riguarda Bologna, tre pakistani, un albanese, un pregiudicato originario di Castelfranco ma residente a Bologna tra i 19 e i 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo una rissa nata per questioni di guida a Villanova di Castenaso alle porte di Bologna. Quando i militari sono intervenuti, i cinque se ne stavano dando di santa ragione, l'italiano e l'albanese, pure lui con precedenti su una vettura, i tre pakistani su un furgone, si erano infatti prima insultati per un'omessa precedenza per poi passare alle vie di fatto. Alcuni passanti hanno prontamente chiamato il 112 e la centrale operativa di medicina ha subito inviato delle pattuglie. Il più giovane dei pakistani, 19 anni, ha riportato una frattura al setto nasale con 20 giorni di prognosi. Altri due hanno avuto contusioni giudicate guaribili in 5-8 giorni. Per tutti però è scattato l'arresto per rissa aggravata, mentre per l'italiano è scattata anche la resistenza a pubblico ufficiale. Per partecipare restiamo a Bologna al funerale di una collega morta a 50 anni per un tumore. Hanno chiesto e ottenuto il permesso di lasciare anzitempo il loro posto di lavoro alla motorizzazione civile di Bologna. Ora però sulla chiusura per lutto ieri mattina dello sportello per i passaggi di proprietà delle vetture, trattandosi di un ufficio pubblico, indagano la procura e il Ministero dei Trasporti da cui la motorizzazione dipende. Ieri un cittadino che doveva sbrigare una pratica per la propria automobile ha trovato infatti sulla porta dell'ufficio della motorizzazione civile di Bologna il cartello che spiegava il motivo della chiusura. Suonato senza risposta, stupito, l'uomo ha subito avvisato la polizia. Una volante ha così raggiunto la sede di via dell'Industria nella periferia di Bologna. Gli agenti hanno contattato un responsabile che ha confermato la ragione di quella chiusura dello sportello, ovvero i dipendenti erano andati al funerale della loro collega. Nel pomeriggio poi sarebbero però tornati regolarmente in sede. Per far luce sulla vicenda il procuratore aggiunto Walter Giovannini, che coordina il pool di magistrati che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, ha aperto un'indagine per ora di tipo conoscitivo. L'obiettivo è accertare tempi, modi e ragioni dell'iniziativa presa e capire chi e perché l'ha approvata. Nel caso infatti in cui il fascicolo dovesse cambiare per vedere un titolo di reato, si potrebbe configurare anche l'interruzione di pubblico servizio. Anche il ministro dei trasporti Matteoli ha chiesto di far luce su questa vicenda avvenuta appunto all'ufficio di motorizzazione civile di Bologna. Siamo alla cronaca, gli incidenti stradali purtroppo hanno caratterizzato anche questa giornata, due in modo particolare e due incidenti mortali avvenuti nel Modenese. Una vettura con a bordo una famiglia di Carpi ha sbandato e si è ribaltata intorno alle 3:15 della scorsa notte sull'autostrada 22 all'altezza di Campo Galliano nel Modenese in direzione nord. È morta una donna di 45 anni colombiana che è stata sbalzata dall'abitacolo e travolta dalle auto che stavano sopraggiungendo, che non hanno potuto evitarla. Alla guida dell'auto c'era anche il compagno della donna, rimasto ferito in modo grave, ricoverato al Policlinico di Modena. Feriti invece in maniera lieve i figli della coppia di 10 e di 16 anni. L'altro incidente mortale è avvenuto la scorsa notte, poco prima dell'una, in via Cave di Ramo a Modena. Un 28enne di Maranello ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un camion guidato da un autista rumeno. Il giovane è morto sul colpo, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Dicevamo in apertura, quest'oggi la festa, la solennità della festa di ogni santi. Ieri sera si è tenuta a Bologna una solenne processione guidata dal vicario generale della diocesi di Bologna, Monsignor Giovanni Silvagni, che ai nostri microfoni ha spiegato le ragioni di questo momento di preghiera. Sentiamolo. Nel gesto della processione che unisce il portico di San Luca al complesso della Certosa attraverso questo altro portico trasversale è proprio l'occasione di unire insieme le due prossime ricorrenze della liturgia, la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti, a dire che un unico destino attende e guida il cammino di tutta intera l'umanità. Tutti dobbiamo passare per la morte, ma il nostro
traguardo è la vita eterna nella bellezza e nella gioia della santità di cui Dio già ci ha fatto dono, che tocca a noi anche custodire e far crescere, perché appunto l'arrivo del nostro cammino sia il paradiso. Questa è una serata nella quale la Chiesa sente il bisogno di riaffermare la sua fede, anche forse in un contesto in cui insomma questa serata sta diventando altro. Beh sì, insomma ci siamo un pochino imbattuti negli ultimi anni in questa ricorrenza che, se da un lato così ha portato molti a una festa di tipo un po' carnevalesco, ecco, peraltro ha condotto a molti altri a riflettere sulla bellezza e sull'importanza della nostra antica tradizione cristiana e a valorizzarla anche con segni particolari che forse in passato non si avvertiva il bisogno di porre o si era smesso, ecco, di coltivare, e invece sono proprio segni molto preziosi della nostra tradizione, ci aiutano proprio a comprendere con profondità la gioiosità e la mestizia di questi giorni, proprio senza censurare il tema della morte, senza banalizzare il significato della vita. E torniamo alla cronaca, andiamo a Reggio Emilia, furto all'interno del circolo interculturale Mondo Insieme in via Marzabotto a Reggio, che in occasione delle prime elezioni tunisine libere, svolte nei giorni scorsi, aveva anche ospitato il seggio per il voto dei tunisini all'estero. I carabinieri hanno accertato che i ladri hanno forzato la porta principale del circolo e hanno rubato un computer fisso, uno portatile, 3 fotocamere digitali ed 1 migliaio di euro in contanti. Ancora cronaca, torniamo però nel bolognese, un edicolante lo ha sorpreso e bloccato, la polizia lo ha arrestato, è avvenuto in centro a Bologna, le manette sono scattate per un rumeno di 25 anni senza fissa dimora e con diversi precedenti. Lo straniero, approfittando di una distrazione dell'edicolante, si era infilato nell'edicola all'angolo tra via Indipendenza e via Ugobasti cercando di portare via l'incasso della giornata. L'uomo però se n'è accorto e ha acchiappato il ladro prima che riuscisse a fuggire. Quando i poliziotti sono arrivati, l'edicolante lo stava trattenendo, all'interno i contanti sparsi per terra, circa 400 euro. Ancora cronaca, rapinato 4 cornetti e ha preso a pugni il barista che lo aveva scoperto. È finita con l'arresto per rapina impropria la performance di un pregiudicato 32enne di Castelfranco Emilia, nella provincia di Modena, disoccupato all'alba di oggi a Fiorano Modenese. Verso le 5 l'uomo è entrato al bar Story, gestito da cinesi, e dopo aver preso i 4 cornetti, le 4 brioche, ha colpito con un pugno il padre del proprietario, un 48enne, che lo aveva scoperto. I titolari del bar hanno subito avvertito il 112, una pattuglia, poi intercettato poco dopo per le vie del centro il fuggitivo, che è stato portato al carcere di Sant'Anna. Apriamo la pagina sportiva, il calcio. Il Sassuolo questo pomeriggio ha letteralmente travolto il Modena, che diciamo teoricamente giocava in casa, quindi era Modena-Sassuolo la partita, è finita 5-2. Il Sassuolo torna a respirare, e continua a respirare a pieni polmoni, essendo saldamente nella parte alta della classifica, mentre il Modena torna purtroppo a vivere l'incubo e la paura della zona retrocessione. Il punteggio a favore dei neroverdi, che giocavano in trasferta, e appunto mantengono, il Sassuolo mantiene il terzo posto, mentre per il Modena, come dire, la posizione in classifica, alla luce anche degli altri risultati, non è ovviamente delle più rassicuranti. Parliamo di Serie A perché Daniele Arrigoni è il nuovo allenatore del Cesena Calcio. Dopo l'addio a Giampaolo e i mancati accordi con Ballardini e con De Canio, il club romagnolo appunta su di lui. 52enne, cesenate di Borello, in mattinata l'incontro tra il presidente Campedelli e il tecnico, che ha firmato appunto il contratto per un anno, e nel tardo pomeriggio c'è stata la presentazione. Apriamo la pagina culturale, parliamo di musei, parliamo del museo di Ravenna e andiamo a scoprire la proposta culturale di questo museo della città di Ravenna. Il servizio. Al Museo Nazionale di Ravenna sono state allestite delle mostre.
Dunque inauguriamo una mostra su Giuseppe Gerola, l'avventura di Giuseppe Gerola da Legeo a Ravenna. Lui è stato soprintendente di Ravenna, fondatore di una rivista, Ravenna Felix, che compie 100 anni, e quindi in collaborazione col Dipartimento di Archeologia qui c'è una mostra fotografica e anche alcuni video che lo mostrano nelle sue peripezie nell'Egeo e in altre parti d'Italia. E questa mostra sarà aperta fino al 28 di gennaio. Contemporaneamente è stata anche riaperta la sala dove è conservato i reperti importantissimi di Porta Aurea, che sarà sempre visibile da questo momento, e poi ci siamo buttati nel contemporaneo. Infatti qui nel chiosco c'è un'installazione molto suggestiva di Francesco Bombardi, è una colomba che vola portandosi in groppa un Pinocchio con altri pezzi che vedete nelle altri lati, e al piano di sopra, proprio nel cuore del museo, nella zona delle ceramiche, ci saranno a sorpresa tre lupi di Davide Rivalta che si aggirano nel museo. Professor Sassatelli, siamo qua in occasione di questa mostra di Giuseppe Gerola. La differenza di modo di lavorare di allora rispetto ad oggi? La differenza è enorme. Oggi nell'archeologia c'è una innovazione tecnologica che è una delle più avanzate nelle discipline umanistiche. Noi oggi usiamo satelliti, usiamo l'informatica, usiamo il telerilevamento. Però è una tecnologia che ci aiuta a fare più in fretta negli aspetti di raccolta dei dati, ma rimane sempre l'insegnamento dei nostri maestri nell'interpretare questi dati. Quindi un'ottima innovazione e tecnologia, ma con un metodo che è rimasto vecchio. Bene, questa era l'ultima notizia di questa nostra edizione regionale del TG di ETV. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.